Questo è Lebrino, uno dei quartieri più difficili a Catania. Qui vivono il 20% dei giovani della città e c'è il più alto tasso di abbandono scolastico. E qui l'unica attività sportiva è quella che svolgono i briganti sul loro campo da rugby. Com'era questo campo quando siete arrivati? Una giungla. Una giungla? Era, sì, una giungla. L'erba era altissima, non c'era proprio uno specchio di terreno, completamente. Però tu ci hai intravisto un campo da rugby. Ci abbiamo intravisto un futuro per i nostri ragazzi. Del resto era nato per questo, per fare rugby, per fare sport. Questa era la clubhouse della squadra a cui hanno dato fuoco. Dentro c'erano i cimeli dei briganti, ma anche la librineria, dove c'erano i libri per i più piccoli, che hanno preso fuoco anche quelli. Angela, la brigantessa. Ciao. Che vanno combinato? Tante cose brutte. Puoi vedere alle tue spalle ciò che resta della tragedia avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì. Qui c'era la clubhouse e la librineria. Questo è un centro di aggregazione. Perché di librerie per piccoli o per grandi. Biblioteche qui non esistono, qui al Librino. Non ci sono librerie. No, non ce ne sono. Non ci sono biblioteche. Non c'è neanche una biblioteca. C'era solo questa. Esatto. C'era soltanto questo, è l'unico baluardo culturale qui al Librino. Che significa essere un brigante? Essere un brigante significa principalmente avere a cuore la propria terra. Qual è stata la reazione che ti ha sorpreso di più? Nei momenti successivi a quello che è successo, all'incendio, quando vi siete ritrovati, quando saliva ancora il fumo dalla clubhouse? La cosa che realmente mi ha sorpreso, a tratti commosso, è stato il sostegno che è arrivato da tutta Italia, da qualunque struttura, da quasi qualunque squadra di rugby, anche perché, come dicevamo prima, la botta alla clubhouse è stata una botta a un luogo sacro e quindi si è mobilitato chiunque. Il popolo del rugby si è mosso. Si è mosso parecchio. Questa è una bella notizia. È meraviglioso perché, ripeto, immaginavo una risposta, ma non la immaginavo così. E adesso, dopo l'evento, dopo l'incendio doloroso, cosa sognate? Cosa sognano i briganti? Il sogno dei briganti è il campo. Amici azzurri, i ragazzi dei briganti hanno un messaggio per voi. Che gli vogliamo dire alla nazionale? Innanzitutto di fare un best nazione e poi di non scordarsi di noi. D-Max, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Domenica Italia-Inghilterra alle 15 su D-Max, canale 52 in live streaming su dplay.com.